Come sto studiando biologia per il test di medicina? Oggi vi spiego come mi organizzo lo studio per biologia, specificatamente biologia, per il test di medicina. Il video è suddiviso in varie parti. Innanzitutto vi spiegherò la parte iniziale, quindi dove trovare le informazioni e che materiale prendere. Poi la prima passata teorica, in cui si costruiscono anche le flashcard che utilizzeremo poi in un secondo momento. Il primo giro di quiz, suddivisi per argomenti, e successivamente i quiz misti. Dopo i quiz misti rimarrà sempre un flashcard tenute fatte e quiz misti in continuo. E infine due errori da non fare. Bisogna stare attenti a non fare questi due errori, secondo me, per studiare biologia. La prima cosa da fare è sapere quali argomenti sono richiesti da studiare. Quindi io vi consiglio di fare come ho fatto io, ovvero andare a prendere il bando degli anni scorsi. Io ho preso il bando dell'anno scorso perché quando ho iniziato a studiare biologia non era ancora uscito il bando nuovo. Alla data in cui sto registrando questo video tuttora non è uscito, però gli argomenti gira e rigira sono sempre quelli principalmente. E vi leggete la lista degli argomenti. Dopo di quello vi serve il materiale. Qui avete due opzioni. Quella che vi consiglio io, e se avete tanto tempo, è di prendere sia un libro dei corsi, Test Busters, Alpha Test, vanno benissimo, in cui c'è una teoria molto schematica e molto mirata per i quiz, che è un libro delle superiori. Un libro delle superiori è essenziale perché contiene a volte più dettagli, è più discorsivo e vi permette di leggere le cose e capirle quando magari soltanto il libro del corso è troppo schematico per alcuni argomenti e magari vi scappa quel dettaglio che non vi permette di capire bene. Secondo punto, la passata teorica. La prima passata teorica è importantissima perché biologia è una materia molto nozionistica, molto di studio e senza una studiata di tutti gli argomenti uno dopo l'altro, ai quiz non è che potete fare un granché. Quindi io vi consiglio di leggere attentamente il libro, magari non sono un fan di sottolineare, fare mille evidenziature, però leggetelo bene, cercate di capire le cose, provate a ripeterle, non so, vi leggete un capitolo, provate a ripetervelo mente subito dopo e magari tenete fatti quei quizzini di fine capitolo se avete preso un libro delle superiori. Ad esempio, io vi ho già fatto vedere in altri video che ho preso questo manuale qua, delle superiori, che trovate anche in descrizione se siete interessati ad acquistarlo. Ci sono alla fine di ogni capitolo dei quiz che vi faccio vedere. Vedete? Ci sono dei quiz riassuntivi del capitolo. Io cos'è che faccio? Facevo quando ho fatto la prima passata teorica circa uno o due capitoli, magari anche tre al giorno di quelli un po' più piccoli, e il giorno successivo i quiz dei capitoli fatti il giorno prima, non i quiz del libro del corso, i quiz che trovo, le domandine che trovo alla fine di ogni capitolo sul libro della teoria. Bene o male, tutti i libri da liceo hanno qualche domanda riassuntiva in preparazione alla verifica, voi fate quelle, non è necessario che le facciate tutte, ma è importante già iniziare a richiamare i concetti, richiamare le cose dal vostro cervello per rafforzare il ricordo e tenervele in testa. Use it or lose it, se non le ricordate, se non le richiamate, ve le dimenticate. In contemporanea alla prima passata teorica, io ho anche costruito le flashcard su Anki, in modo tale che non dovevo fare una seconda ripassata soltanto per costruire le flashcard, perché la costruzione delle flashcard non va fatta soltanto a memoria, ma va fatta col supporto della teoria, perché quelle devono essere dettagliate, precise, senza errori, perché sono uno strumento molto importante che dopo si va a usare per tenere a mente le cose e non dimenticarsele, quindi è essenziale farle con la teoria sotto. Io vi consiglio di farle direttamente mentre fate la prima passata, così risparmiate molto tempo e fate tutto assieme. Vi faccio vedere ad esempio come creo delle flashcard su Anki. Facciamo un esempio. Supponiamo di voler creare una flashcard contenente delle immagini. Ad esempio, io voglio creare una flashcard che spiega che cos'è il sarcomero. Quindi vado qui nel mio deck, Istologia, tessuto muscolare e clicco su Add. Vado a cliccare questo pulsante qui che dovete aggiungere con gli add-ons che trovate Tools add-ons qui. Cliccate add-ons, fate Get add-ons e Browse add-ons, andate a cercare quello che volete, il mio è Image Occlusion, cliccate sullo add-ons qualsiasi sia e copiate questo codice che c'è qui in basso, lo copiate qua dentro, fate ok e scaricate l'addons, è semplicissimo. Una volta installato Image Occlusion, cliccate, scegliete l'immagine, eccola qua, e l'aprite. Ora è molto semplice, andate con le freccette qua, vi spostate sull'immagine e facendo attenzione che abbiate selezionato questo strumento, iniziate a disegnare dei rettangoli sulle cose che volete nascondere.
e poi potete scegliere se nasconderle tutte e doverne indovinare una nella flashcard oppure nascondere solo quella che dovete indovinare. Io faccio nascondi tutto, indovina una, hide all guess one. Ha aggiunto 8 carte. Se io ora vado a studiare, facciamo study now, vediamo che ecco la prima che mi esce, per fortuna, è proprio quella che abbiamo appena creato. In particolare mi dà il sarcomero, devo indovinare questo qua. Cosa c'è qua? Cos'è questo? Questo punta qui, questa è la linea M. Show answer, linea M, good. Questo qua cos'è? Questi sono i filamenti sottili? Filamenti sottili, good, e vado avanti così. E ora creiamo una carta di testo che contiene una feature che si chiama close, molto importante. In particolare è una carta che voglio creare del sistema endocrino, add. Cambiate il tipo di carta da basic, scegliete close, dovreste averlo di default, choose. E il testo che voglio copiare è il seguente. È una carta sull'ormone adrenocorticotropo. Innanzitutto facciamo un po' di spazio e io vado a mascherare quello che voglio dovermi ricordare. Quindi io mi voglio ricordare che l'ormone adrenocorticotropo è secreto dalla ipofisi anteriore, quindi faccio è secreto, clicco questo bottone qui, tac. Vedete che dalla ipofisi anteriore viene messo dentro queste parentesi graffe. Questa è una close, si chiama. Stimolato dal fattore di rilascio per le corticotropine, prodotto nell'ipotalamo. Vabbè, questo lo lasciamo. La CTH controlla le secrezioni della regione corticale del surrene, in particolare ne regola la secrezione dei glicocorticoidi, tra cui il cortisolo. Facciamo così, questo facciamo un'altra bella close e facciamo che ci vogliamo ricordare tutto nella stessa close, quindi ne mettiamo tutte C1. Se ci fosse C1 e C2 lui ci presenta prima una carta che ha questo mascherato e questo no, e poi una carta che ha questo non mascherato e questo qua mascherato. Noi vogliamo ricordare tutto nella stessa carta, quindi mettiamoci uno ad indicare che tutto questo sta in una sola card. Facciamo add. Eccola qua. Vedete? L'ormone adrenocorticotropo o CTH è secreto. Da dove è secreto? Dalla neuroipofisi o ipofisi anteriore. Attenzione, no, ho sbagliato, dalla adenoipofisi o ipofisi anteriore, perché la neuroipofisi è l'ipofisi posteriore. La CTH controlla la secrezione della corticale del surrene, in particolare dei glucocorticoidi, tra cui il cortisolo. Facciamo show answer. Ora lui ci mostra quello che era stato nascosto. E se abbiamo fatto giusto, diciamo good. Se abbiamo sbagliato, facciamo again. E andiamo avanti così. Ora vedete che sono quasi tutte carte nuove, perché io ora sto facendo una restaurazione delle carte. Perché all'inizio avevo dimenticato molti dettagli, alcune erano troppo lunghe, perché una flashcard non deve contenere il mondo. Cioè voi non è che dovete fare una flashcard con scritto apparato cardiovascolare e dovete ripetere tutto quello, ma devono essere un po' più mirate. Ad esempio, differenze tra arterie e vene. Questa è una flashcard più specifica dell'apparato cardiovascolare. Questo è come utilizzo anche. Una volta finito tutto l'ambaradam della prima passata e le flashcard, si passa al terzo punto, ovvero i quiz per argomenti. Io ho fatto i quiz suddivisi per vari capitoli di biologia, dal libro di Test Busters, che è il libro che ho acquistato per il corso. Un qualsiasi libro di biologia che abbia i quiz suddivisi per argomenti va benissimo. Questo qua è il libro su cui li ho fatti all'inizio, quelli suddivisi per argomento. Ad esempio, avete studiato tutto il libro, avete fatto la prima passata, non vi ricorderete tutto, è normale. E iniziate, fate i quiz del capitolo di anatomia, fate i quiz del capitolo di genetica, fate i quiz del capitolo di biotecnologie, del capitolo di genetica, eccetera, eccetera. Mi sono ripetuto con genetica. E vedete man mano che errori state facendo. Non vi preoccupate se sbagliate un po' di quiz all'inizio, è normale non ricordarsi tutto subito dopo una sola passata. Però è importante che li facciate tutti per argomenti. Va benissimo anche l'art quiz giallo per fare i quiz suddivisi per argomenti. Infatti ha 13.000 quiz, tutti suddivisi per argomenti. Io questo l'ho preso in più al libro di Test Busters perché lo utilizzo per il punto successivo. Quiz misti. Una volta che avete fatto tutti i quiz per argomenti e avete capito un po' quali sono i vostri punti deboli, è essenziale iniziare a fare tanti quiz a caso. Vi prendete il libro che preferite. Io per questo step utilizzo l'art quiz giallo perché ne ha tantissimi. E pescate a caso 30, 40, 50, ma anche 100 quiz al giorno, se avete tempo ovviamente, di argomenti casuali,
Fate questi quiz e man mano vedete cosa sbagliate e cosa fate giusto. Vi concentrate sui quiz che sbagliate o su cui avete dubbi. Considerate che se una domanda la sparate a caso tra due o tre, datela come se fosse sbagliata, anche se poi è giusta. E andate a rivedervi sulle flashcard che abbiamo fatto al punto precedente, a due punti precedenti. Vi andate a rivedere proprio quegli argomenti, li ripetete senza leggerli, senza rileggerli. Il punto essenziale è ripeterli utilizzando la propria memoria. Le flashcard vi aiutano perché le cose che sbagliate la vedete dalla flashcard e l'app ve la ripropone successivamente, in modo tale che voi siete costretti a fare questo lavoro attivo di ricordare le cose e quindi andate a sedimentare molto bene il ricordo nel vostro cervello, che con biologia è essenziale. È essenziale tenerle fatte le flashcard. E qui arriviamo all'ultimo punto, ovvero tenere fatte le flashcard. Perché vanno tenute fatte? Perché voi fate tanti quiz, siete arrivati che avete fatto la prima passata, avete fatto i quiz per argomenti, state facendo i quiz misti. E vedete che comunque andate bene, magari ne fate giusti buona parte, siete sempre al 70-80% di quiz giusti. Però ci sarà sempre qualcosa nel tempo che andate un po' a dimenticare o non vi ricordate bene quella definizione lì, cosa cambia tra meiosi 1, meiosi 2, ma quella differenza tra eucromatina e eterocromatina. Sono cose che vanno tenute e ripassate e le flashcard sono essenziali, quindi man mano che sbagliate i quiz, vi andate a rivedere l'argomento sulle flashcard e le tenete fatte tutte. Non è necessario andare a vedere solo quelle che sbagliate, potete anche andare a vedere quelle che fate giuste, in modo tale che diventate più veloci, perché non solo è importante fare i quiz giusti, ma bisogna essere anche veloci a farli. Bonus tip: errori da non fare. Due errori importanti da non fare. Il primo errore da non fare è non sottovalutare la teoria. Sento un sacco di gente su YouTube che dice: focalizzatevi sui quiz, ammazzatevi di quiz, non fate studiatone infinite. Ma biologia, ragazzi, è una materia di studio, non potete inventarvela da zero, dovete prima studiarla. Quindi è vero, è straimportante fare un sacco di quiz, cioè dovete ammazzarvi di quiz, però dovete anche fare una buona teoria. Quindi non andate solo a quiz e leggendo magari le correzioni e imparando dalle correzioni. Errore gravissimo numero 2, non tener ripassate le flashcard. Le flashcard, anche se le avete fatte tutte, ripetute tutte intendo, non costruite, ma ripetute tutte, dovete tenerlo fatto questo processo. Perché la vera forza delle flashcard di Anki, l'app che utilizzo io e che avete visto, è proprio che vi organizza le ripetizioni a intervalli di tempo sempre più distanziati per far lavorare il vostro cervello a ricordare sempre di più a lungo termine le informazioni. Quindi non dimenticatevi di vedere le vostre flashcard. E se state iniziando a studiare ora o inizierete più tardi, non abbiate paura, cercate di fare il meglio possibile col vostro tempo. Quindi magari se avete poco tempo evitate il quiz per argomento, fatene di meno per argomenti e skippate subito ai quiz misti facendone tanti, perché comunque gli argomenti li vedete. Però mi raccomando, la cosa che non potete skippare è almeno una passata di tutta la teoria e i quiz misti. Questi sono essenziali. Se volete fare una preparazione all'occhiello, aggiungeteci anche i quiz per argomenti prima dei misti e le flashcard tenute fatte via via. In bocca al lupo per il test, ci vediamo con il prossimo video. Ciao!